Ciao a tutti amici nerazzurri, bentornati sul canale. Io sorrido perché l'Inter vince, va bene, è prima in classifica, è tornata prima in classifica dopo la vittoria difficile, nel senso che comunque il campo di Napoli per noi era un campo molto ostico, un campo tabù, ma abbiamo vinto una grande partita con un grande risultato. C'è chi mi parla, che mi ha parlato nei commenti, ovviamente tifosi non interisti, dal punto di vista loro, giustamente, sugli episodi. Io posso dire che quando si parla degli episodi dell'Inter, chissà per quale motivo vengono sempre tutti ingigantiti. Quando invece l'Inter li subisce, poi perché magari la partita la vince lo stesso, non se ne parla. Mi viene in mente un episodio su tutti, il fallo abbastanza netto di Lookman a Bergamo su Di Marco, che proteggeva la palla. Passaggio in mezzo, gol convalidato di Scamacca, 2-1, partita riaperta, in quel momento era 2-0 per l'Inter, partita in ghiaccio, eppure è stato convalidato un gol irregolare, perché su Di Marco c'era fallo, Di Marco copriva la palla, Lookman lo ha abbracciato e lo ha spostato, e Di Marco è caduto, e quello è fallo. Però l'Inter ha vinto lo stesso la partita, ma comunque si parla dell'Inter, e quindi tutto in cavalleria, va bene così, anzi i commenti dei non interisti ovviamente erano: ma va, ma questi sono contatti di gioco, Di Marco scivola, Di Marco sbaglia la giocata, Di Marco non facciamo passare questo come un fallo, se no non si gioca più a pallone. Poi però se ci sono invece dei contatti contro l'Inter, allora quelli sono sempre comunque falli assolutamente. Se quel rigore di Osimhen fosse stato a maglie invertite e l'arbitro l'avesse dato all'Inter, tutti avrebbero gridato allo scandalo perché era un contatto veniale, esattamente quello che è successo con Thuram e il Frosinone. Thuram salta all'uomo, quello del Frosinone non tocca il pallone, arriva in scivolata, colpisce il piede di Thuram, o Thuram lo lascia lì per essere colpito, va bene, quello che fa Osimhen, uguale, identico con Acerbi, lascia lì la gamba per essere colpito e va per terra, e dopo Thuram subisce un pestone sul piede con la palla a portata, e quindi quello per tante persone è un rigore inesistente perché il contatto è ineveniale, a parte che ha un pestone sul piede, vabbè. E qui però quando le parti si invertono, chissà perché, per l'Inter è sempre clamoroso, netto. La gente si dimentica del gol di Pulisic al 90esimo a Genova, 1-0, gol vittoria, con il Milan che scavalca l'Inter con un gol di mano, o con Piccoli che segna il 3-2 annullato per un pestone su Ciao, fosse successo all'Inter scandalo, la Juve che col Bologna vede Ilin Junior tirare giù uno davanti alla porta sulla linea, il VAR non richiama niente, era calcio di rigore espulsione, ma tutto a posto. Vabbè, l'ho già detto queste cose, però siccome sono giorni intensi, io sorrido, abbiamo vinto e va bene così. Si sa, nel calcio funziona così e quindi va bene, non importa. Passiamo però ai momenti in cui non si può ridere, non si può sorridere, o stiamo sempre parlando di calcio, però proprio sul discorso calcistico, perché la notizia che è arrivata oggi è quella che cercavamo di non avere, nel senso non ci si augurava questo. Sapevamo che Dumfries e De Vrij, che sono usciti malconci da Napoli, avevano oggi gli esami. Speravamo sinceramente tutti noi interisti di avere delle notizie migliori rispetto a quelle che sono venute fuori. È successo che De Vrij e Dumfries hanno un risentimento muscolare, un piccolo stiramento, adesso io non sono un medico, però a giudicare dai tempi di recupero che adesso vi darò, e quindi staranno fuori almeno 20 giorni. Una ventina di giorni vuol dire non avere ancora una volta, avere ancora una volta il problema sulla fascia destra, e vuol dire ancora una volta avere il problema in zona difensiva sui tre centrali. Abbiamo fatto a meno di Bastoni fino adesso, per fortuna che sabato Basto rientra con l'Udinese. Abbiamo fuori ancora Pavard, e quindi insomma adesso avere fuori anche De Vrij è un problema. E in più ci salta di nuovo un uomo in fascia destra, non abbiamo mai avuto Cuadrado, che sta recuperando adesso ma non è ancora al 100%. Abbiamo avuto Darmian che fa il braccetto di destra e il laterale di destra, il quinto di destra, ma a questo punto, non avendo Dumfries, diventa un problema. Bissek che entrerà regolarmente nelle rotazioni, o Carlos Augusto
farà il braccetto di sinistra all'occorrenza, ovviamente togliendo comunque un cambio di marco sulla sinistra. Ecco perché, allora, il punto qual è? Che adesso Dumfries e De Vrij, la notizia è che per 20 giorni, 3 settimane non ci sono, vuol dire saltare l'Udinese, ovviamente, vuol dire saltare la Real Sociedad per una partita decisiva per il primo posto in Champions League, vuol dire saltare la Lazio in trasferta, trasferta difficile che arriva dopo una partita di Champions che vale un primo posto nel girone e quindi ottavi più in teoria morbidi, quindi saltare, queste sono 2 settimane, 3 partite, poi si salta il Lecce, la Champions finisce per fortuna, abbiamo il Lecce il 23 di dicembre, abbiamo il Bologna in Coppa Italia il 20, quindi se oggi è il 5 vuol dire che rientrano dopo Natale e quindi fino al Genoa, noi fino al Lecce scusate, noi non... compreso, non possiamo vedere in campo De Vrij e Dumfries, che potrebbero recuperare per il Genoa il 30, il 29 di dicembre. C'è da anche considerare che sono comunque sempre infortuni muscolari, che per rientrare bisogna essere sicuri al 100% per evitare ricadute e che le temperature di dicembre fino a dicembre sono temperature che certo non agevolano il recupero muscolare. E quindi bisognerà essere strasicuri di avere Dumfries e De Vrij al 100%, perché altrimenti è un problema. C'è da dire che si spera, e non c'è la certezza, e lo sapete che io in queste cose vado molto cauto, di recuperare Pavard fra una quindicina di giorni, quindi entro il 20, entro la Coppa Italia col Bologna. Sono pessimista su questo. Penso che ci voglia ancora un po', però Pavard sta lavorando bene, sta andando abbastanza veloce. Per fortuna, ragazzi, che recupera Bastoni, perché speriamo che sia al posto, al 100%, giocherà contro l'Udinese, quindi a questo punto la difesa un'altra volta è obbligata, un'altra volta Darmian dovrà giocare lì. Il problema è che non abbiamo la fascia destra, quindi cosa facciamo? Darmian, Acerbi, Bastoni in difesa con a destra... Secondo me o Cuadrado parte dal primo minuto, anche se non hai 90 minuti nelle gambe, e quindi gioca a destra Cuadrado senza avere un cambio, dovrà essere adattato Darmian nel momento di un cambio, oppure fiducia Bissek, e quindi Bissek, Acerbi, Bastoni e Darmian alto a destra con la possibilità di avere Cuadrado, oppure altra soluzione, Acerbi in mezzo, Bastoni per forza a sinistra e Carlos Augusto a destra. Però diciamo che sulla fascia a destra e in difesa continuiamo a avere parecchi problemi. Questo per dire che quando stamattina mi ha fatto il video su Marotta, no? E delle dichiarazioni del mercato che è chiuso. Quando Marotta dice che il mercato è chiuso, io ci penserei un attimo a fidarmi al 100%. Primo, perché comunque il mercato per l'Inter e per le grandi società non è mai chiuso, se ci sono delle occasioni vanno sfruttate e lo sa anche Marotta. Secondo, perché in questo inizio di stagione, pur andando molto bene, l'Inter ha avuto molti problemi di infortuni. Certo, rispetto ad altre squadre che ne hanno un'esagerazione, non siamo stati così penalizzati, quindi confrontandoci con il Milan, per dire, noi siamo un paradiso da questo punto di vista. Ma in assoluto, quindi senza guardare cosa succede alle altre, in assoluto abbiamo avuto parecchi problemi. Quindi abbiamo avuto fuori Sanchez per poco, ma l'abbiamo avuto fuori. Arnautovic paga 2 mesi di inattività, cioè è stato fuori 2 mesi per un stiramento. Adesso Dumfries e De Vrij, poi fuori Bastoni 1 mese, Cuadrado non l'abbiamo mai avuto fino a 2 partite fa. Cioè abbiamo avuto parecchi problemi. Quindi, sinceramente, io quando si parla del mercato chiuso non ci voglio credere, non ci credo e non ci voglio credere, perché se questo è l'andazzo, non solo per noi, per tante altre, quindi vuol dire che si gioca tanto, non ci si allena abbastanza bene, e l'andazzo è quello che comunque la gente si fa male, perché sono comunque uomini, sono atleti fantastici, ma sono comunque uomini che si giocano così tanto, temperature basse, trasferte eccetera eccetera, aeree, non si allenano, si fanno male, e questo non lo dico io, non sono un medico, è un dato di fatto, basta vedere quello che sta succedendo a noi, al Real Madrid, al Milan, alla Juventus, a tutti. Quindi
su, se si va a gennaio, Marotta ha parlato di possibili uscite in prestito, ecco, le uscite in prestito, le uscite libereranno degli spazi per giocatori che servono. Se si vuole arrivare fino in fondo al campionato, per vincere ovviamente, al campionato, alla Champions League, alla Coppa Italia, alla Supercoppa Italiana. Una punta, mi viene difficile dire un laterale di destra perché ce ne abbiamo già due e non è che puoi metterne uno lì a fare la muffa, però un centrale di difesa, secondo me, considerando che stiamo sempre adattando Darmian, e poi fa da Dio, cioè se lo vedi dici questo è un centrale di difesa, però per dire, Darmian potrebbe servire a destra adesso, potrebbe servire a sinistra, visto che fa tutto e lo fa tutto e fa sempre bene. Però Bissek non ti dà le garanzie al 100%, tant'è vero che è pensato di darlo in prestito. Un difensore centrale e una punta, secondo me, nel mercato invernale dovrebbero essere considerate come opzioni d'acquisto. Comunque ragazzi, oggi la notizia è questa, è una notizia del cavolo, sono fuori Dumfries e De Vrij. E 20 giorni e vediamo un po' come Inzaghi mette a posto i cocci, perché non è facile. Per fortuna poi finisce la Champions dopo la Real Sociedad, cerchiamo di scollinare e comunque abbiamo partite una dietro l'altra anche senza sosta, perché poi alla fine c'è giusto la sosta di Capodanno, ma in realtà poi si gioca subito. Va bene ragazzi, forza Inter, crociamo le dita e speriamo in bene per gli infortuni, campanella schiacciatela se avete voglia di avere le notifiche dei video, il pollice in su se vi è piaciuto questo video anche se non ha portato bellissime notizie e poi mi raccomando iscrivetevi al canale, sempre forza Inter, ciao ragazzi!